sono delle immagini che mi danno molta nostalgia, degli attori per esempio in spiaggia, in costumi che facevano il bagno, quindi fotografi meno rispetto ad oggi, riuscivano a fare delle immagini bellissime. È diventato, le sale sono inavvicinabili, seguono dei percorsi blindatissimi, dove addirittura il giorno prima arrivano le truppe dove controllano qualsiasi cosa e noi non riusciamo più ad avvicinarli, non c'è più un contatto diretto. Gli impegni per gli attori iniziano la mattina in sala stampa. Dopo l'incontro con i giornalisti, sempre attraverso percorsi off limits per le telecamere, le celebrities affrontano il photocall, per poi sparire di nuovo. Molto più riservata e impegnativa la giornata dei giurati della mostra. Un giorno sì, un giorno no, abbiamo le riunioni di giuria che durano di solito un'ora, un'ora e mezza. E il vero lavoro comincia nel pomeriggio, dalle 5 in poi, dalle 5 a mezzanotte, vediamo film. Vediamo 3 film al giorno e quindi sono... non faccio mai in tempo ad andare alle feste, ecco. Al Lido, durante la mostra, le giornate sono frenetiche per tutti, soprattutto per gli addetti ai lavori. Giornalisti, operatori, fotografi, che arrivano da tutto il mondo alla ricerca di notizie, curiosità, scoop e immagini uniche. La giornata tipo di un fotografo inizia la mattina intorno alle 9, ma anche prima, perché magari ci possono essere degli arrivi in Darsena con i motoscafi dei personaggi. E poi segue con le conferenze stampe, dai fotocall, le voci che si rincorrono, arriva questo personaggio, arriva l'altro, sulle false notizie, sui depistaggi. Si perde la voce, infatti c'è questa cosa per tirare il personaggio che si grida. Io sono già cominciato da qualche giorno, già non ho più voce, insomma, generalmente ne ho di più. Lo sguardo che è importante, lo sguardo in macchina, dà un valore aggiunto alla fotografia. Scatti più richiesti, sicuramente la coppia dei belli del cinema di Hollywood, Brad Pitt e George Clooney. Io mi ricordo che un po' di tempo fa un inseguimento, quando c'era la coppia che andava tantissimo, che era Tom Cruise con Nicole Kidman, dall'aeroporto glielo con lo scafo, loro non volevano uscire. E hanno fatto un tentativo di fuga, superando i limiti, e sono stati fermati dalla polizia. La multa, loro che, ma noi siamo degli attori, lasciaci andare. Tutta questa scenetta ci ha permesso anche di lavorare, di fare un buon servizio. Per valorizzare l'operato dei professionisti dell'immagine che attraverso i loro scatti raccontano i momenti più importanti della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è stato creato il Venice Movie Stars Award, giunto alla 5ª edizione. È una cosa molto bella, perché soprattutto questi 15 giorni che si bruciano in maniera così frenetica vengono dilazionati nel tempo, cioè quasi una prosecuzione naturale della mostra del cinema attraverso le immagini più belle. Tra i tanti impegni delle star a Venezia, gli incontri con la stampa, le interviste, i photocall. Allora, oltre all'abito, è fondamentale pensare al